Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Sono ancora in Croazia, però siccome questa mattina è brutto tempo, piove, fa anche freddo, infatti ho le maniche lunghe, sembra una giornata veramente autunnale, io ho pensato di fare un video e quindi di raccontarvi alcune cose che ho scoperto stando qui, perché stando qui comunque sono venuta un pochino a conoscenza della cronaca locale e ho scoperto che su questa terra si sono verificati degli strani fenomeni che sono rientrati, diciamo, in quella categoria di eventi misteriosi che non sono mai stati spiegati e quindi io potevo non fare un video su questo, assolutamente no. Il primo mistero è un fenomeno che si è verificato nel 2014 sui fondali marini che sono vicino alle isole, perché in Croazia comunque ci sono tante isolette. E vicino a queste isolette, sui fondali marini, si sono creati dei cerchi del diametro di 50 metri, profondi 20 metri, ma la cosa particolare è che questi cerchi stavano ad una distanza tra di loro proprio di 50 metri, esattamente come il loro diametro. E sembra che il numero 50 non sia ancora finito perché la distanza che avevano dalla costa era esattamente di 50 metri, quindi un diametro di 50 metri, distanza tra di loro di 50 metri e distanza dalla costa di 50 metri. Questi cerchi ovviamente hanno suscitato molte fantasie, hanno suscitato la curiosità comunque degli abitanti del luogo, sono state fatte tante ipotesi, c'è chi diceva che è opera degli UFO, degli extraterrestri, c'è chi invece diceva che sono comunque gli studi geologici che vengono compiuti sui fondali marini a creare questi cerchi, però in realtà questa ipotesi degli studi geologici non è mai stata confermata, quindi ad oggi diciamo che permane il mistero di questi cerchi, ma la cosa particolare è che gli stessi cerchi si sono verificati anche nel cielo, quindi in quel periodo ci sono stati questi cerchi sui fondali marini e questi cerchi anche nel cielo, ovviamente lì vicino nella zona. E nonostante le varie ricerche e i vari studi, non è stata ancora scoperta l'origine di questo fenomeno. Il secondo mistero del quale sono venuta a conoscenza si è verificato anch'esso nel 2014, nella notte del 13 luglio, quando la Luna è più vicina alla Terra, quindi un fenomeno comunque molto particolare, quello che viene chiamato della superluna. E in questa notte, tutti con gli occhi rivolti al cielo ad osservare la luna, è stato notato che dietro a una nuvola nera hanno cominciato ad apparire due sfere luminose, bianche e gialle, molto molto intense, che si muovevano molto velocemente, si avvicinavano, poi si allontanavano, a un certo punto una delle due è sparita dietro una nuvola e poi è ricomparsa. E questa nuvola è stata illuminata come se un fulmine l'avesse colpita, però in quella notte non c'era il temporale. Quindi queste sfere sono state osservate, hanno spaventato e incuriosito allo stesso tempo le persone, sono state fatte delle foto che se riesco a trovare vi inserisco nel video. E ovviamente l'ipotesi più comune è stata quella di due navicelle spaziali, comunque due UFO, due cose che riguardassero comunque gli extraterrestri. E anche questo ad oggi non è mai stato spiegato perché non hanno capito da dove arrivassero queste sfere luminose e quale fosse appunto la loro origine, il loro significato. La stessa cosa si è verificata anche in altre zone della Croazia. E questo ha ovviamente alimentato ancora di più la curiosità degli abitanti del luogo. Quindi sono quella dei cerchi e quella delle sfere luminose, sono entrambe due cose accadute nel 2014. Pare, che il significato più comune che la popolazione ha dato sia quello appunto della presenza di extraterrestri, ma ovviamente questo non è stato spiegato e confermato. Ma a quanto pare in Croazia questa cosa degli extraterrestri, degli avvistamenti UFO, è una cosa molto comune perché si sono verificate anche altre situazioni nelle quali comunque gli abitanti del luogo hanno attribuito un fenomeno inspiegabile alla presenza di extraterrestri. Addirittura c'è una zona conosciuta come il Triangolo di Pagg, che è proprio famosa perché si dice che in questo luogo addirittura 10.000 anni fa sia atterrata una navicella spaziale
con sopra appunto degli extraterrestri. Questa è una zona archeologica che ha una conformazione geografica piuttosto particolare perché appunto questa forma di triangolo, però sembra che gli abitanti del luogo siano convinti che questa particolare forma sia l'impronta della navicella spaziale che 10.000 anni fa è atterrata esattamente in quel luogo. C'è chi giura addirittura di averla vista e di averla vista sostare addirittura per più giorni e chi ha visto che sopra questa navicella c'erano appunto degli extraterrestri. Ovviamente questa è una leggenda, nessuno l'ha mai potuto constatare davvero e verificare, però gli abitanti ne sono assolutamente convinti. Ma la cosa particolare però, e questa è oggettiva, che questa strana figura geometrica, diciamo, questo luogo particolare con questa conformazione, pare sia esattamente corrispondente alla costellazione di Sirio. Quindi questo ovviamente ha alimentato ancora di più questo tipo di fantasie. E l'ultimo mistero del quale sono venuta a conoscenza è la presenza di una porta con tre monoliti. Per la precisione, due pilastri e un architrave. Questa porta è particolare perché ha su di essa dei simboli che non sono stati decifrati. Il primo simbolo sono delle lettere, in particolare una E che è inserita in una D e una A che è inserita in una G e in una L. E queste lettere non sono state decifrate perché non è stato capito quale sia il significato. Poi c'è sopra un altro simbolo che sembra un simbolo celeste con delle scie che possono simboleggiare delle scie luminose. E dall'altra parte c'è una coppa eucaristica con un'ostia che esce fuori. Ovviamente le persone sono assolutamente convinte che questa coppa eucaristica sia in realtà il simbolo del Sacro Graal, quindi dicono che da queste parti sia nascosto il Sacro Graal. Però sappiamo che ci sono moltissime leggende su questo, moltissimi luoghi nei quali si dice sia custodito il Sacro Graal, quindi insomma. Questa è semplicemente una diceria degli abitanti del luogo, però questa porta rimane comunque molto misteriosa anche per un altro motivo, perché ci sono testimonianze di persone che affermano che durante la visione di questa porta, durante il passaggio davanti a questa porta, si siano verificati dei malesseri fisici, delle perdite momentanee di memoria e di orientamento, e quindi si pensa che possa essere un portale per l'aldilà. Ovviamente, come vi dicevo prima, sono delle leggende, sono delle cose delle quali gli abitanti del luogo sono convinti, ma quello che resta oggettivo è che i simboli di questa porta non sono stati decifrati. Quindi, insomma, sono un po' particolari questi misteri, sono cose che ho scoperto restando qui, perché comunque la cronaca locale mi interessava, sono andata un pochino a spulciare, diciamo, e ho trovato tutte queste notizie. Quindi ho pensato di condividerle con voi. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme questa volta dalla Croazia.